la notte dell'Epifania dovrebbero arrivare i 3 maggi. Possiamo dire che a Sorrento sono arrivate oro, incenso e mirra. È stato anche quest'anno una stagione strepitosa, ormai un punto di riferimento non soltanto più nazionale e internazionale, vengono artisti da tutto il mondo, col direttore artistico Bula Sungani e l'assessore Mario Cargiulo per raccontare questo diciamo inizio di che cosa? Cosa sta per succedere? Beh, stasera per l'Epifania a Sorrento arriverà una stella della musica italiana ma di fama internazionale. Avremo stasera qua all'interno dell'Armida, nel nostro Sorrento incontro a Millennio d'Inverno, la cantatrice italo-marocchina Malika Ayan, quindi veramente un'eccellenza della musica italiana, una voce rara e raffinata come l'ha definita il grande Paolo Conte, ha duettato con grandi nomi fra cui Bocelli e anche lo stesso De Gregori, quindi veramente stasera è un'emozione e ci regalerà una serata unica per Sorrento Incontra. Tra l'altro ora prima di parlare con il direttore, prima ha detto Sorrento è bellissima, vorrei restare, voglio vederla, amava Sorrento. Direttore, la 10ª edizione, ormai... che cosa stiamo organizzando? Beh, devo dire che Sorrento è un posto... Ula Sungani, ovviamente. Ula Sungani. È un posto che di per sé stesso attrae tutti e coinvolge tutti emotivamente. Tant'è vero, sia Malika Ayan ha detto che è bellissima soprattutto nel periodo invernale, quindi questa è una cosa importante. Abbiamo avuto Roberto Cacciapaglia che è venuto qua in vacanza. La cosa più bella che vogliamo fare, vogliamo organizzare un luogo in cui gli artisti vengono per creare, vengono per stare bene. Devo dire che moltissimi artisti che sono venuti vogliono tornare da turisti, quindi questa è la vittoria più grande che noi stiamo ottenendo. Sempre perché abbiamo parlato di Malika, ha detto io voglio parlare con il pubblico oggi, voglio fare 2 chiacchiere con voi, è bello, no? Non vuole solo cantare, è una cosa anche moderna, no? Ormai diventa un salotto Sorrento, fa stare gli artisti a proprio agio perché si sentono a casa. Esattamente questo, cioè Sorrento Incontra è questo salotto informale, altamente artistico, altamente qualitativo, ma che fa sentire l'artista vicino alla città e la città vicino all'artista, quindi questa è la volontà dell'amministrazione comunale, questa è la volontà dell'assessore Mario Cargiulo e devo dire del dirigente Antonio Giammarino con cui io scambio continuamente, di tutta chiaramente è del sindaco, per cui Sorrento deve diventare una casa degli artisti, una casa per gli artisti. Bell'assist con il dirigente, con il dirigente Giammarino, faremo di noi Edoardo un'intervista con lui perché i numeri sono macroscopici. Cioè dobbiamo far sapere questi numeri di Sorrento di quest'anno che sono veramente numeri da record. Ha senso però ovviamente in futuro cosa c'è? Ma in futuro Sorrento Incontra, come ho detto anche le altre volte, è un contenitore di eventi non solo musicali ma di danza, di presentazioni di libri, un grande contenitore culturale che vive 365 giorni all'anno e come ha detto Malika stasera lei incontra il pubblico, quindi l'obiettivo nostro che è raggiunto dove non lei ma tutti gli artisti, tutti gli autori che faranno parte, che accetteranno il nostro invito perché noi cerchiamo di far sposare quello che è il nostro progetto della città dove Sorrento diventa un centro di produzione dove ognuno viene, si racconta e vive Sorrento da uno di famiglia, quindi ognuno accetta il nostro invito per vivere Sorrento da sorrentino vero e proprio. Io poi concludo facendovi i complimenti, ma non soltanto Sorrento che ormai è la locomotiva di tutta la penisola, ovviamente non solo della regione Campania, ma sold out tutti i concerti, in chiesa non si può, c'è gente a spettatore per vedere, voglio dire veramente è stata una grandissima stagione. Devo dire che l'amministrazione comunale, infatti ci lo spiegherà meglio l'assessore, per il concerto di Malika vuole che l'arte diventi anche un messaggio sociale e faccia delle cose importanti per la città, come questa di questa sera. Stasera sarà una serata speciale, una serata di beneficenza, noi chiamiamola sociale, in quanto tutti quanti partecipano a questo evento unico, l'evento di Sorrento Incontra Millennio d'Inverno, con un simbolo che servirà per il rifacimento dell'ospedale di Sorrento. Quindi anche questo concerto getterà il primo sassolino in questo grande stagno che stiamo per il recupero per l'ospedale.
Io vi faccio i complimenti, viva Sorrento, viva Edoardo, viva l'arte. Continuiamo sempre tutti così. Sicuramente, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie Edoardo. Sorrento incontro continua già domenica prossima nel Teatro Tasso. Abbiamo un bellissimo concerto con i Solis e tanti altri ospiti, tutti da scoprire.